Trovata un'auto in fiamme con un corpo al suo interno questa mattina intorno alle 5 fuori del parcheggio del centro anziani di Granella di Tezze sul Brenta in via Loss. Si tratta del cadavere di un uomo conosciuto dalla comunità di Tezze che lavorava come collaboratore scolastico in paese da dove risiedeva dal 1991. Non si conosce ancora la dinamica dei fatti che è ancora in fase di analisi, ma in merito è voluto intervenire il sindaco Luigi Pellanda. Alla famiglia, ai figli, alla moglie, le mie più sincere condoglianze e anche da parte di tutta l'amministrazione. Fatti di questo genere sconvolgono la vita delle nostre comunità. Ecco, è un dispiacere enorme. La persona era attualmente impegnata presso la scuola media, l'Istituto Comprensivo di Tezze, con la funzione di bidello e non sappiamo assolutamente cosa sia effettivamente successo, aspettiamo di capire e di avere informazioni più precise.